Tra l'altro tu ogni volta che vieni regista qua, tu te fai i soldi grossi su YouTube. Tutta l'attrezzatura mica ma la paghi. La fotocamera, paga il cellulare, i microfoni. E i microfoni, e sedia, la corrente. Ah, guarda, l'aria. Mi sono rotte le lampadine, guarda, non mi accendono più per colpa tua. Video. No, perché per colpa mia. Ah, hai ragione, lo so. Signori, bentornati in un nuovo video. Questo poi di manca a farlo apposta, oggi si parla dei sordi. Perché? È perché abbiamo un ospite oggi che mi ha spedito lui personalmente. Ah, perché aveva proprio bisogno di te. Esatto. Ok. E in più ci ha dato tanti soldi dopo da parte, passa la parte. Meno male. Ma se dovrebbero vedere così, eh. Penso di sì. Ragazzi, stiamo parlando di Mr. Beast. Amico nostro, proprio parente. Mio fratello. Mr. Beast da un'altra parte. E tra l'altro ci ha invitato ad andare a Orlando, pagato da lui. Sì, no, fate come vi pare. Fate no problem for nessun me, problema. My friend. Però visto che noi siamo buoni, non ci fate ad approfittarci, abbiamo detto guarda, non lo so, non penso che veniamo. Tu aspetta che uno mi dice tu ora settimana a Orlando pagato da me, porco due. Io mi cazzo la valigia. Faccio un sarto, te faccio vedere. Ragazzi, oggi andiamo a provare le barrette di cioccolato di Mr. Beast. Facciamo la miniatura. Le nostre miniature. Ma sono non sono tutte le nostre. Identiche. Simone, non sono le nostre. Va bene così. Dici, io, vedo delle cose. Fidate. Non parliamo davanti ai nostri amici. Ne parliamo sabato da sede. Allora, io questa, se non è buona questa, di meno. Vedi, io questa punta. Ecco, a me, che cazzo che l'ho fatta io? Allora, non stai così. Sì. Ah. Ma io non so il suo manager. No, tu dovresti essere così. A un amico gli dici: senti, no good for me. Vero? Però no, questa qua che i cosini. No, in realtà dovrebbe essere. Allora, sono sei tipi di barrette di cioccolato. Lo sai da quanto tempo è che io sto chiedendo se qualcuno mi fa anche delle barrette di cioccolato? Ok, vabbè, lasciamo perdere le cose che poi. Sono sei tipi di barrette di cioccolato che io avevo ordinato, ma ne sono arrivate quattro. Più cioè, ordinato, scusate. Mr. Beast mi ha mandato. Ha detto. Perché ti ha mandato le sue preferite. Esatto, mi ha mandato due, purtroppo sono uguali, quattro sono differenti, le altre non le ho trovate, chi se ne frega. Proviamole. Ma tanto, te ripeto, anche se non glielo dici. Ma tu che sai guardando questo video? Sapevate che erano sei tipi di barrette? Ma chi cazzo sapeva che erano sei barrette di Mr. Beast? Manco io sapevo. Ma là perché gli ha dovuto dire. Perché è un'informazione in plus. Ma non serviva. Comunque. Perché invece abbiamo fatto capire che. Allora ci sta la Milk Chocolate with Peanut Butter. Ok. Che dovrebbe essere molto buona. Poi abbiamo la Original Chocolate, quindi cioccolato originale, Simone. Esatto, poi abbiamo la Mr. Beast da Gesù Cristo. Bar Crunch. Simone, per quello posso fare io. Certo, ci mancherebbe. Quindi abbiamo la Crunch. Cosa è cambiato? Eh no, perché tu hai fatto così. Non è vero. No, c'hai il video. Ma si vede. Hai il video. Hai comunque le prove. Se fai così si vede molto meglio. Ma tutto ciò sono scesi i propri microfoni. Non si sa mai. Simone, quella volta è successo. Una grande professionalità. Quella volta è successo qualcosa. Tra l'altro, grazie che hai deciso di tua spontanea volontà di aiutarmi e di darmi le patatine salate nel mio video, nel mio canale. Grazie. Non l'ho capito. Non l'ho capito. Joker ha gentilmente concesso l'utilizzo delle patatine salate che volevi fare sul tuo canale di farlo sul mio canale. Sei troppo gentile. Ma chi ha detto? Pure mi ha mandato un messaggio prima. Ma io comunque non chocolate al latte. E quest'altre non so quelle. Senti, prima andiamo sull'originale, poi il latte e poi facciamo quest'altra. Allora, questa qua questa è la Original. Allora, partiamo con l'original. Vai con l'original. Vediamo un po' se mio fratello ha detto ci ha messo pure una banconota, ogni barretta. Io ho chiesto, Simone, perché apri così? Ci stanno le cose. Non ci uscivo. Ma sono che. Dai, sarà un cioccolato americano di merda. No, oddio, te dirò. Ma che me dirai, oggi? Porco due sa di alcol. Puttana la miseria, ma che naso. Sapete che Mr. Brace è una persona che piace alcolizzarsi, non lo so. Ma che naso c'hai, sa di alcol, sì. E il cioccolato è anche bruciato. Tu direi, ma come fai a saperlo? Raga, ammazzo cioccolato ieri. Però sì, cioè, nel senso, ok, però secondo me. Ma se puzzano, bucio de culo puzzano queste cose. Però sono belle perché c'è scritto share, condividi. Sto cazzo! A me no, stiamo a fare video. Share un cazzo, share. No, ma condividi forse il pezzo di cioccolato, no? Condividi di social. Ma, no, vabbè. Madre di Dio. Di che buona le mortacci tua. È la meno peggio di tante cioccolate che ma che sta di? Guarda quante cose di Pasqua ci abbiamo qua in Italia. Ma Simone, ma sa di alcol, sa di merda, ma lo senti nel naso? Sì. Quello che c'hai qua. Quello che rimane qua, però fa schifo, preferisco quelle dell'uovo di Pasqua dei miei contro te.
No, Simone, no, almeno quelle sai che fanno schifo. Questa è proprio tossica. Ah sì, ma dai, ma... Non dite che è buona, un po' di che è buona. No, tanto non no. So, non sa neanche che sistema Mr. Beast. No. Gli hai potete tutti i colori. A merda, no, no. Non si incazza nessuno, non c'è Perugina, Bauli, che si incazza. È così denunciata Mr. Beast. No, fa, dai. No, no, schifo no. Meno uno. Ognuno parli per sé. Regà, è immangiabile. Dai, è una cosa davvero di merda. Dai, no, regà, provatele, ma fa schifo. Dai, è chimica. Siamo sta partiti qua. Belli aggressivi. Ho capito, non è che è belli aggressivi. Ma scusa, queste però sono le sue preferite. Me ne ha mandate proprio doppioni. Ma secondo me perché se le mangiano anche lui. E per quello che gli rimangono. Ma come cazzo no, allora, fare? Allora, il sapore di acido di rimane. Ma quell'altro, ma è una roba cioè, di metà. Non è che, però, no, no, ma poi uno. Il mio naso sopraffino ha anche sentito del cacao bruciato. Tostatura del cacao bruciata, una merda. No, ti rimane il sapore del cacao, quello è vero, ti rimane il sapore del cacao. Cioccolata al latte. Uno. Cioccolata al latte. Poi è fondente questa, eh. Mamma mia. Cioccolata fondente, ragazzi. Poi, mio fratello c'ha ragione. Non è vero, fai schifo, Simone. More noms, no more price, more beast. Bisognerebbe scandalizzare. Qua c'è scritto The War. È mio? Non è che è Mr. Beast. Ah, sei sempre collegato qua. Pronto? Mr. Beast, grazie. Qua c'è scritto The War. La puzza è quella di prima. Dici? Porco due, porco. Questo è peggio la puzza. Sì. Quella era meglio. Oddio, è merda. È una cosa... Questa fa schifo. Ma... È proprio pare... Ma... Ma... Questa... Raga! Abyss, ma che cazzo vi mangiate in America? Questa. Ma che ci ha messo qua dentro? È imparabile. Smirata. Ma lascia. Forse quello è il problema. Cioè, qua c'è proprio qualcosa che non va. Meno 3. Porca puttana, raga. No, io do sempre uno. Mamma mia, che poi c'è scritto solo 5 ingredienti. Solo 6 ingredienti, solo 7 ingredienti. Guarda qua, non me ne ero accorto. Ho capito, cioccolata, zucchero, latte, merda e vomito destruzzo. È deciso. Mamma mia, ma no, siamo partiti male. Se quelle sono le sue preferite, me le ha mandate i doppioni. Ragazzi, abbiamo la chocolate crunch. Questa mi aspetto. Questa dovrebbe essere buona, ma se il cioccolato è uguale a quello di prima, sì. Qui mi aspetto la qualità. Se il cioccolato è quello di prima, perché vi voglio far vedere che comunque il riso soffiato, immagino sia. The War di nuovo. Dici riso soffiato dentro? Che ne so, immagino. Sì, che... sì, una cosa del genere. Madre di Dio, se ragazzi. Se lo aspetta la stessa cioccolata. La stessa. No, no, Simone, è immangiabile. Ma penso che sia pure peggio di quella di prima. Meno 4. Ma forse quelli sono i punti in meno che gli do io. Meno 7, meno 6. È carina che è crunchy, raga, ma le cioccolate sono pessime. La cioccolata è pessima. No, raga, ma proprio te. A me mi dispiace, ma secondo me è proprio pessima. Cioè. C'è da valutare che sì, è di grande distribuzione mondiale. Ma che c'entra? Pure la Kinder di grande distribuzione mondiale, ma santo Dio, la Kinder non è poi di niente. Ah, ho capito. Eh no, non hai capito. Fammi le barrette che ha la Kinder. I Kinder in cula. Sì, ma però capito. È proprio un problema, sì, che questa se la mangiano gli americani. Lo so. E loro stanno là a fa. Very good, very nice. Ma che very good, very nice, mi dispiace, quando ce l'hai di qualcosa, proviamo intanto questa. No, no, ma sono d'accordo, guarda, io ho dato uno, io do tutti uno. No, no, oggi no, mando no. Sui uno. No, 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 no. Questa forse io non damo so un 2, se un 3. Riuscite a vedere lo strato fino de... Che caramello che è? No, è peanut butter. Ah, buona raghidi. Allora. Il buon raga è di buona una cifra. Senti quando ti arriva? C'ha un retrogusto di merda. Quella che ha cioccolata. No, c'ha qualcosa di strano. Ma fra tutte. Questo è buono. Gli posso dare un 2. Gli posso dare un 2. C'è qualcosa che non va anche sul burro d'arachidi, te lo dico. C'è un sapore strano. Vabbè. No, te lo dico. No, te lo dico. Tipo de quando. Allora, peccato perché comunque veramente è troppo dolci. Porca troia, sono proprio di un dolciume estremo. Però. Il burro d'arachidi aiuta. 3. No. 2 e mezzo, scusate. 2.
si salva, non la comprerei mai. No, ne comprerei mai manco io. Super dolce. Il burro d'arachidi, ad esempio io mangio quello di Alex Theory, è fatto lentamente, quindi non si brucia. Mi sembra che anche questo burro d'arachidi... Però ammazza quanto sono dolci. Sì, cioè, è rimane... bruciato anche questo, ragazzi. Cioè, proprio rispetto degli ingredienti, per me, zero. Ti rimane quindi... una botta di dolce incredibile. Quindi io gli do uno. Uno? Ti sei abbassato? Sì, sì, sì. Io gli do due. No, no. Due, raga, troppo dolci. No, fanno, raga, sono mangiabili, ve lo giuro, raga, sono immangiabili. Provatele, a mio gusto personale vi dico che no, assolutamente no. Proprio, ma pure quello che ti rimane in bocca. No, a me mi ha lasciato proprio una patina di zucchero, cioè. No, a me mi ha lasciato una patina di merda. Beh, proprio, sono impatinato di merda. Allora, io, raga, nel senso, sono amante dei dolci, ma queste no, ma nell'insieme... Oh, ecco, guarda, è... quanti pezzetti siamo mangiati? Il problema non è lo zucchero. Anche, sì. No, Simo, forse il problema è lo zucchero. Anche, cioè, sono tanto dolci. No, sì, tu te mangi lo zucchero a cucchiai, stai comunque buono. Dici, buono lo zucchero, zucchero a cucchiai. Te mangi le cubetti di zucchero, quelli di zolette, te. Zolette di zucchero. È zucchero. Dici, il problema qui non è lo cioccolata... zucchero. Allora, sincero, sì. Sono bellissime. Packaging stupendo. Tutto quello che vi pare. Ma, raga, la cioccolata e gli ingredienti sono... pessimi. No, sono pessimi, quello è vero. Per me, giusto, eh. Allora, poi, pensando anche comunque al marchio, pensando anche a tanto, avrei montato una qualità molto più alta. Ma siete che lui ci vuole guadagnare tanto. Però, perché vabbè. Qua, bello, peccato, è veramente un peccato enorme, perché l'idea è stra... No, vincente, l'idea è bellissima, ma il cioccolato per noi italiani, no. No, raga. No. Guarda. No, allora, no. Se volete farvi uno scrupolo, provatele. Tanto le trovate anche all'Odi Store, le trovate anche nei negozi, non è un problema. Però, online. Raga, però no. È giusto per di merda, Ciccio e Joker ci avevano ragione, fanno schifo. Cioè, ma tanto sai che troveremo comunque. No, non ci credo. Quindi, no, non ci credo. Perché ci credo. Devono provare? Allora, io, raga, sono amante del dolce. Provatele e secondo me tornate in questo video dicendo avevate ragione. Perché la cioccolata è di scarsissima qualità. Dai. Raga, mi dispiace, dovrò un messaggio da visto. Sì, ci ha denunciato sicuro. 10 milioni dollari. Ah, ok. 10 milioni di dollari hai detto risarcimento. Mo gli diamo. Dammo qua un video per voi. Allora, ragazzi, niente. Mi dispiace perché ci avevo puntato. Visto che eravamo belli frenetici, no? Famo le cose di Mr. Beast, però invece col cazzo. Non mi piace. E io sono un fan di Mr. Beast per quello che fa, però queste. No, queste no, Mr. Beast mi dispiace. Queste proprio no. Rivedi il cioccolato. No, rivedi proprio tutto la ricetta un po' generale. 5 ingredienti. Solo il packaging premia. Sì, il packaging, guarda, un bel... Dice, no, solo 7 ingredienti. Ma no, non si sa che ingredienti. No, non si sa. Ragazzi, questo è terminato, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi ricordo che se arriviamo sempre a 15.000 like in ogni video, faremo un video in questo caso con Mr. Beast. Quindi mi raccomando, ragazzi, vedrai che 15... sicuramente c'è il numero. Sicuro? Già mi ha scritto. Sì, perché voleva 10 million dollari là. Al prossimo video. Bella. Chiamami Don. Chiamami Don.